Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Lemi e Alessandro Simonetti. Ciao Mario, oggi parliamo di cibo fermentato. Infatti il titolo dell'articolo dell'Economist che abbiamo scelto è The Taste for Fermented Food Goes Back a Long Way. L'essere umano da sempre utilizza cibo fermentato. Ci sono prove addirittura che gli egizi producessero la birra. Non siamo i soli però ad utilizzare il processo di fermentazione, insieme a noi infatti lo fanno anche i primati. Questo è uno studio che è stato condotto dalla dottoressa Amato della Northwestern University in Illinois. Lo studio ha dimostrato che alcuni primati attendono la fermentazione di alcuni frutti perché altrimenti non sarebbero commestibili, o ancora attendono la fermentazione di alcuni frutti perché altrimenti avrebbero la buccia troppo dura e non riuscirebbero a sbucciarli. Parliamo sempre di DNA, parliamo sempre di cellule, eppure ci sono anche gli importantissimi batteri. Sì, spesso noi non riusciamo neanche a immaginare l'importanza che i batteri hanno nella nostra vita e nella vita in generale sulla Terra. Avevamo già parlato di Lynn Margulis, questa biologa che aveva ipotizzato che gli eucarioti, cioè le cellule che compongono il nostro corpo per esempio, in realtà non sono nient'altro che degli aggregati di batteri che collaborano tra di loro. Ma con la fermentazione vediamo quanto importanti sono i batteri anche proprio per la nostra sopravvivenza di esseri, di animali complessi, no? di organismi complessi. Allora, prima direi una piccola cosa, che questo studio dell'Amato è interessantissimo, si focalizza sui primati e ci fa però pensare che noi, o comunque quelli della nostra famiglia, perché noi ci siamo separati dallo scimpanzé intorno ai 6 milioni di anni fa, dai gorilla intorno a 20 milioni di anni fa, comunque che noi di questa grande famiglia siamo gli intelligentoni, no, capaci di utilizzare i batteri per digerire esternamente alcuni alimenti. In realtà c'è un'altra specie che è apparsa qualche centinaia di milioni di anni fa che utilizza la fermentazione per crescere funghi, una specie di formaggio, e sono le formiche. Ci sono delle formiche che, per quanto ne so, sicuramente vivono nella foresta amazzonica, perché l'ho vista lì, che ritagliano le foglioline delle piante in tanti triangolini, le mettono sottoterra e le utilizzano per farle fermentare e poter crescere là sopra degli organismi di cui poi si nutrono. Quindi la fermentazione è qualcosa che per gli organismi complessi è assolutamente naturale. E qua viene da chiedersi, perché è naturale? No. Perché noi organismi complessi, si parli di primati o di formiche, troviamo così naturale utilizzare dei batteri per rendere digeribili degli alimenti? E la risposta è, per appunto, quello che diceva Lynn Margulis, che noi alla fine siamo aggregati di batteri. Parliamo di noi esseri umani. Prima cosa, noi siamo formati da circa 1.000 miliardi di cellule. Ok, quindi ci sono 1.000 miliardi di cellule che compongono il nostro corpo, ma ce ne stanno 10 volte tanti di batteri che vivono insieme a noi. Quindi in realtà il nostro essere vivi vuol dire essere cellule eucariote, quindi cellule un po' più complesse, organizzate, che vivono insieme a dei batteri. Ok. Questa cosa fa capire perché è assolutamente naturale utilizzare dei batteri esterni. Se invece di avere dei batteri all'interno del mio stomaco, che, apriamo una piccola parentesi, vengono attaccati sempre più fortemente da antibiotici e medicinali vari, questi batteri li tengo invece al di fuori del mio stomaco, quindi attuo una digestione esterna al mio corpo. Ok. Non c'è poi questa grande differenza, ossia se io ho problemi a mantenere all'interno del mio intestino dei batteri che digeriscono il lattosio, nessun problema, avrò delle culture di batteri fuori dal mio corpo che digeriscono il lattosio e mi producono il parmigiano reggiano. No? Molto meglio. Parmigiano reggiano resta lì per 4 anni, anzi diventa ancora più buono in 4 anni, invece di dover digerire qualcosa che il mio stomaco
fa fatica a digerire. La cosa che a me affascina enormemente riguardo la fermentazione è la comunicazione che noi abbiamo con questi batteri. Noi che ci consideriamo così fighi, che facciamo solo digitale, comunichiamo con Instagram e così via, poi usciamo pazzi annusando un po' di formaggio francese. No, cosa c'è di più, come dire, più batterico, di più fermentato di un formaggio francese? Era proprio quello a cui stavo pensando mentre parlavi di fermentazione di parmigiano reggiano. Stavo pensando proprio a un bel formaggio francese con muffa. Esatto, sono tutti batteri che fermentano il latte, no? Ma come del resto la mozzarella o lo yogurt. Comunichiamo con questi batteri nell'unica maniera possibile, ossia attraverso lo scambio di sostanze che noi chiamiamo aromatiche. Cioè, i batteri ci segnalano il fatto di aver prodotto qualche cosa che a noi fa bene. I batteri ci segnalano. Tu quindi stai dicendo che quelli che noi definiamo aromi, a volte intriganti, a volte meno, sono un modo che i batteri hanno per indicarci, che stanno producendo sostanze che a noi fanno bene. Assolutamente. Quindi non dipende dalla nostra educazione. Dipende anche dalla nostra cultura sociale, perché in realtà il batterionoma, cioè le culture che noi abbiamo all'interno del nostro corpo, sono familiari, sono nazionali, cioè ogni essere umano ha in comune con le persone con cui vive e interagisce molti batteri, ossia noi. Tra noi italiani, diciamo, tra gente che vive, italiani nel senso gente che vive sul suolo italico, nello stivale, noi abbiamo molti ba più batteri in comune tra di noi rispetto ai batteri che possiamo avere in comune con un giapponese, perché poi ogni popolazione ospita la propria popolazione batterica. E ci sono tanti studi che fanno vedere come la flora batterica, no? Che poi adesso si dice batterionoma, cioè nel senso abbiamo il genoma, ma anche il batterionoma, tutti i batteri che costituiscono appunto il nostro organismo, il batterionoma sia molto culturale. Prima hai parlato di formaggi, ad esempio, quindi possiamo dire che l'essere umano utilizza i batteri anche a scopi ludici. Allora non posso far altro che pensare al vino, nettare di Dio fermentato, e al caffè. Ah, per esempio, esattamente. Adesso i caffè che noi conosciamo sono spesso dei caffè che vengono semplicemente fatti essiccare, se va bene, al sole, no? Oppure in forni. Si prende questa bacca tropicale che è il caffè, si prendono i semi e si fanno asciugare al sole in maniera tale da renderla commestibile, comunque estraibile con l'acqua calda. Come mi ha insegnato con Caffè 124, c'è il caffè lavato. Esatto, il caffè lavato, che qui abbiamo casualmente un esempio, questo caffè Keniota del Kenya. Il caffè lavato è un caffè fermentato, adesso stanno andando per la maggiore i caffè fermentati, quindi il caffè Keniota è storico oramai, non è una novità. In Kenya le bacche di caffè vengono lasciate fermentare in acqua per qualche giorno. Il processo ovviamente è molto pericoloso perché potresti farle andare a male, però ha il vantaggio enorme di produrre degli aromi che altrimenti non avresti, no, con il metodo cosiddetto naturale, che poi è il metodo tradizionale etiope, quello dell'essiccazione al sole. Un'altra collaborazione con gli amici batteri. Un'altra collaborazione con gli amici batteri che ci segnalano che stanno producendo qualcosa di buono. Infatti, cioè, è un po'. È un po' un piccolo barare far fermentare il caffè. Cioè, da un caffè buono tiri fuori un caffè eccellente. Perché? Perché ci sono questi nostri piccoli amici che producono delle sostanze buone, che a noi fanno bene, e che ci segnalano questa produzione con degli aromi che noi immediatamente recepiamo come fantastici. Non avevo mai pensato che
fosse una sorta di sistema di comunicazione, quella degli aromi, tra noi e i batteri. Mi è venuta in mente un'altra cosa. Cosa? Che l'umanità in realtà ha inventato un nuovo tipo di fermentazione l'anno scorso. Cioè? I vaccini. I vaccini di adesso sono fatti da quello di Pfizer e quello di Moderna, sono fatti da filamenti di RNA, ok? RNA che poi viene messo dentro delle nanoparticelle di grasso, semplificando. E ne parlammo in una puntata alcune settimane fa, molte settimane fa, credo. Come viene prodotto questo RNA? Una sorta di fermentazione. Una specie di fermentazione. Quindi vengono presi dei batteri, per la precisione vengono presi gli Escherichia coli, che sono molto ben conosciuti dai biologi molecolari, e vengono modificati in maniera tale da produrre l'RNA che poi noi utilizzeremo nel nostro vaccino. Sono sempre i batteri. Beh, Mario, grazie ancora e grazie Economist per il sapere di questa settimana. Grazie Economist e grazie Alessandro per questa piacevole chiacchierata e grazie a tutti voi.